salve. Allora, era mesi che mi stava guardando dalla libreria, anni, e mi diceva leggimi, leggimi, me lo sono anche portato in barca, mi sembrava un posto adatto, ma non ho avuto tempo. Finalmente l'ho preso in mano, eccolo qua signori, stiamo parlando di Moby Dick, Herman Melville. Ora, adesso viene la parte più difficile, recensire un libro che è un capolavoro, che è riconosciuto come un capolavoro, uno dei caposaldi, delle pietre miliari della letteratura americana, ma non solo, ed è un impegno molto molto forte. Ci provo, ci provo. Allora, innanzitutto, questo è il terzo libro che leggo di Moby Dick. Gli altri due sono questi qua. Prima, è la prima volta che ho letto questa versione qua, che è della Gazzanti, Gazzanti per tutti i grandi libri, a cura di Nemi D'Agostino, è stato pubblicato nel 66, è la prima volta che ho letto questo qua. Poi qualche anno fa ho letto questa versione qua, dell'Einaudi, una versione considerata dal punto di vista filologico estremamente 2015, mi è parsa un po' difficile, nel senso che insomma sì, certo la precisione, l'attenzione filologica insomma è importante, però insomma a volte ne va a scapito della leggibilità. E infine ho trovato questa versione in una bancarella, edizioni Frassinelli, questa è uscita nel 1900 e non la trovo più. Va bene, non ha importanza, ed è quella che è stata tradotta da Cesare Pavese, ed è la prima versione che è arrivata in Italia. 3.000 lire era il costo. Adesso voi ovviamente non lo trovate in questa edizione, lo trovate, la versione di Cesare Pavese la trovate da Adelphi. Adelphi pubblica Moby Dick tradotto da Pavese. Allora, che cosa parla questo libro? Lo sanno tutti, ma proviamo a dirlo per chi pochi che non dovessero saperlo. Parla di un certo Ismaele, chiamatemi Ismaele. L'incipit del libro è famosissimo, no? Comincia proprio così, chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, avendo punti denari in tasca, praticamente uno che non avendo nulla da perdere nella vita si è imbarcato su una nave baleniera, Nantucket, negli Stati Uniti. Le navi stavano via quel periodo lì di tempo, stavano via 3-4 anni, quindi lui si è imbarcato per 3-4 anni. Tutto il romanzo parla di quello che è successo in questi anni durante i quali lui è stato imbarcato in questa baleniera, Pequod, si chiamava la baleniera. E lui descrive tutti i personaggi presenti in questa nave, descrive sia l'aspetto, come dire, il ruolo, cosa faceva il fochista, cosa faceva il ramponiere, cosa faceva il fabbro, eccetera, i capitani, sia però ne descrive la persona, perché ciascuno ha un nome e quindi ed è diverso dagli altri, quindi li descrive. Descrive poi le funzioni, come si fa la caccia alla balena e quindi tutti gli aspetti legati alla caccia alla balena. Proprio era molto molto bello. Fra i primi capitoli c'è anche un capitolo dove lui fa una classificazione delle balene, classificazione totalmente diversa da quella linneiana, quella che viene fatta normalmente. Lui le classifica praticamente in tre categorie in base alle dimensioni. Cioè, ho visto che c'è stato qualche tesina di scuola media superiore sulla classificazione delle balene di Melville rispetto a quella normale e anche dal punto di vista dell'insegnante di inglese, insomma ci hanno lavorato sopra. Descrive vari episodi di caccia a balene, è un'attività, la caccia a balene è estremamente difficile, estremamente dura, dove la perdita anche di esseri umani è nell'ordine delle cose. Perché si caccia la balena? Ci spiega anche, la balena si caccia sostanzialmente per l'olio, per il grasso di balena, che è molto utile per illuminare, fare le candele, insomma, per quello che si può fare con l'olio a metà del 1800.
e poi descrive Capitano Ahab, che è una figura molto, molto particolare, che è ossessionata in modo veramente totale da Moby Dick. Che è Moby Dick? Moby Dick è la balena. È la balena bianca che il nostro capitano insegue per tutti i mari, fino per tutti gli oceani. Le baleniere facevano il giro del mondo praticamente in 4 anni, andavano nel Pacifico, nell'Atlantico e l'Indiano naturalmente. Bene, è tutto qua, cioè tutta una lunga storia di questa balena. Ma cos'è l'aspetto che più interessa? Molti critici sono naturalmente interessati all'aspetto di questo uomo, no? Ahab, il capitano, che ha questa mania, questa per la balena bianca. Il libro è infarcito di citazioni, di riferimenti alla Bibbia, ai libri sacri, e quindi c'è una lettura del libro, è proprio questa, no? Riferimenti di carattere biblico, abbastanza diffusi in quel periodo negli Stati Uniti, ma anche riferimenti di carattere scientifico a libri che parlano appunto, mentre racconta tutti gli aspetti della caccia alle balene, racconta quello che altri hanno scritto su questa caccia alle balene. È una scrittura appunto fantasiosa, che più si va avanti nel libro, questo è importante, più diventa fantasiosa. La prima parte, dunque il libro è di circa, almeno questa versione, circa 700 pagine. Diciamo che le prime 200-300 pagine a volte sono un po' pedanti, a volte la descrizione manca di quella vivacità che più avanti avrà, perché si fa sempre più forte, sempre più fantasiosa, sempre più piena questo racconto. Secondo alcuni, ma non sono d'accordo, alcune parti sono superbe, saltare, iniziali, insomma, però insomma non credo che sia corretta questa interpretazione, no? E sono molto belle le descrizioni del carattere dei tre capitani che comandano naturalmente la nave insieme al comandante. Il comando della nave, cioè questo comandante, accade tre capitani, ciascuno con funzioni parzialmente diverse. Ecco, quindi molto bella la racconto della vita, non ci sono anche episodi estremamente cruenti, estremamente violenti, quando soprattutto i vari incontri con le balene e i vari episodi, no? Per cacciare la balena come si fa? Quando si vede la balena, che viene avvistata da sopra, bisogna ammainare le vele, la barca si ferma, la nave si ferma, e le lance a remi e anche alcuni anche con un po' di vele, vanno dietro la balena, remando, e sono lotte che durano ore e ore, perché a volte la balena va giù, allora bisogna aspettare che torni su, bisogna arpionarla, insomma, bestione come una balena, cacciarla non è così facile. Ah, a proposito, dimenticavo, la nave caccia capodogli, che sono fra tutte le balene quelli più aggressivi, quelli però che danno anche una maggior quantità di grasso e olio. Ecco, questo è un libro che merita di essere letto. Io lo consiglio di leggerlo in un periodo in cui si ha tempo di finirlo, non leggerlo durante le vacanze oppure in giro, perché bisogna affrontarlo tutto quanto e leggerlo tutto quanto, non dico di filato, ma insomma perlomeno senza avere tempi morti in mezzo. Ecco, io mi rendo conto che sembra un libro qualsiasi, Moby Dick, mentre è un capolavoro, però scopritelo voi. È un suggerimento, non leggete, se non l'avete ancora letto, non leggete nulla attorno a questo libro prima di aprirlo e di leggerlo con, io credo, con veramente molta soddisfazione. Buona lettura.